Mazzara al rapimento, Denise Pipitone, domani prima udienza del processo in Cassazione. Marsala rapinata una tabaccheria, pregiudicato arrestato dalla polizia. Castelvetrano ruba 200 kg di prodotti ortofrutticoli, un mazzarese arrestato dai carabinieri. Palermo sequestri in mare o soccorsi ai migranti, arrivano i rimborsi per armatori e marittimi. Calcio, domenica si torna a giocare in Eccellenza, il Mazzara si ritrova oggi al Nino Vaccara. Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del TG Vallo che oggi apriamo con la cronaca giudiziaria, parlando in particolar modo del rapimento di Denise Pipitone. Domani in Cassazione, nuovo appuntamento con l'ultimo processo, il processo di terzo grado sulla scomparsa della bambina di Mazzara del Vallo, i particolari nel servizio. Si aprirà domani a Roma l'ultimo capitolo della lunga vicenda giudiziaria che ruota attorno al rapimento di Denise Pipitone, la bambina di nemmeno 4 anni scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazzara del Vallo. Approda in Cassazione, infatti, il processo che vede imputata per il reato di concorso in sequestro di minorenne Jessica Pulizzi, sorella per parte di padre di Denise. Un procedimento che arriva dinanzi ai giudici della Suprema Corte dopo che, sia in primo che in secondo grado, l'imputata è stata assolta dalla pesantissima accusa mossa nei suoi confronti dai magistrati della Procura di Marsala. Sarà quindi la Cassazione a mettere la parola fine a questa vicenda giudiziaria a distanza di quasi 13 anni dalla scomparsa di Denise. Al terzo grado di giudizio si è arrivati dopo il ricorso presentato dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo e dalle parti civili contro la sentenza di assoluzione emessa nell'ottobre 2015 dalla terza sezione della Corte d'Appello del capoluogo siciliano presieduta dal giudice Raimondo Loporti. Corte d'Appello che a sua volta aveva confermato la sentenza di assoluzione di primo grado già emessa dal Tribunale di Marsala nel giugno 2013. A difendere l'imputata sono gli avvocati Gioacchino Sbacchi e Fabrizio Torre, mentre le parti civili, tra cui la madre di Denise Piera Maggio, saranno rappresentate dagli avvocati Giacomo Frazzitta, Luisa Calamia e Giovanni Aricò. A Marsala è stato individuato e arrestato dalla polizia il presunto autore di una rapina mano armata perpetrata nei giorni scorsi ai danni di una tabaccheria della città. Sentiamo. Con l'accusa di rapina aggravata, la polizia di Marsala ha arrestato un pregiudicato di 43 anni. Si tratta di Gaspare Perrinello, ritenuto dagli inquirenti l'autore di una rapina a mano armata perpetrata venerdì sera ai danni di una tabaccheria incontrata a San Silvestro della città di Marsala. L'uomo sarebbe entrato nel locale con il volto travisato e dopo aver minacciato il titolare con un'arma si sarebbe fatto consegnare l'incasso di giornata ed alcuni grattevinci per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza che hanno avviato subito le indagini del caso. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della tabaccheria, la polizia è riuscita ad identificare il 43enne. Raggiunto presso la propria abitazione, Parrinello indossava ancora i vestiti utilizzati poco prima per commettere la rapina. L'uomo è stato così arrestato e condotto nel carcere San Giuliano di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tornerà a riunirsi il 26 aprile il Consiglio Comunale di Mazzara del Vallo. Il Presidente Vito Cancitano ha convocato una seduta in sessione ordinaria con all'ordine del giorno 7 punti. Tra questi la costituzione dell'Associazione dei Comuni Siciliani Vallo di Mazzara, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, il regolamento per l'assegnazione in comodato d'uso dei beni immobili comunali alle associazioni o enti vari non aventi fini di lucro e ancora l'istituzione del mercato dell'agricoltore. La seduta è convocata in prima convocazione alle 16. È il campobellese Francesco Licata, il nuovo presidente dell'Avis provinciale di Trapani. A eleggerlo è stato nei giorni scorsi il neo consiglio direttivo dell'associazione, classe 1976, impiegato amministrativo della pubblica istruzione. Licata fa parte dell'Avis dal 1995.
Un momento di confronto e di scambio sulle persone affette da disturbo autistico tra tutti i soggetti coinvolti, istituzioni, famiglie, operatori e sistema di appartenenza. E questo lo scopo della giornata Arcobaleno organizzato dalla Onlus Serenità con la collaborazione dell'ASP di Trapani, che si svolgerà giovedì prossimo alle 15.30 a Strasatti nella sede del centro in Contrada Cuore di Gesù. Interverranno tra gli altri il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP Giovanna Mendolia, il neuropsichiatra infantile Pio Martinez, referente autismo della stessa ASP. Coordinerà i lavori la psicoterapeuta Giovanna Mistretta. Torniamo adesso alla cronaca. A Castelvetrano un mazzarese è stato sorpreso dai carabinieri mentre era intento a rubare circa 200 kg di prodotti ortofrutticoli. Sentiamo. Un mazzarese è stato tratto in arresto nella notte tra sabato e venerdì scorsi dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano. Si tratta del 59enne pregiudicato Giuseppe Aliseo, colto nella fragranza del reato di furto aggravato. L'uomo, palermitano di origine, ma da anni residente a Mazara del Vallo, è stato sorpreso dal militare dell'arma mentre era intento a rubare circa 200 kg di prodotti ortofrutticoli da un terreno sito in Contrada Errante Latomie a Castelvetrano. L'intervento dei carabinieri è scattato a seguito di una segnalazione giunta da una guardia giurata di un istituto di vigilanza notturna che ha notato strani movimenti all'interno del ponte agricolo. Giunti sul posto, i militari hanno colto sul patto Aliseo e lo hanno bloccato, nonostante un tentativo di fuga da parte dello stesso pregiudicato. L'uomo si sarebbe introdotto nel ponte agricolo dopo aver danneggiato il lucchetto posto al cancello di ingresso. La riportiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre Aliseo è stato dichiarato in arresto. E sempre a Castelvetrano i carabinieri hanno arrestato ieri sera una donna per evasione dai domiciliari. Si tratta della 42enne Anna Maria Modica, già arrestata per lo stesso reato la settimana scorsa. La donna è stata sorpresa presso il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele II, ovvero lo stesso luogo che le era costato l'arresto pochi giorni addietro. Anche in questa occasione però la 42enne non avrebbe fornito validi giustificazioni per il suo allontanamento da casa. Così è scattato l'arresto e Anna Maria Modica è stata nuovamente sottoposta ai domiciliari. Andiamo avanti con le altre notizie. Si terrà sabato prossimo alle 11.30 l'inaugurazione del nuovo centro socio-riabilitativo del Consorzio Siciliano Riabilitazione AIAS di Mazara del Vallo. La struttura si trova in Contrada Alta Villa Valpasso ed è stata realizzata interamente dall'AIAS. Al taglio del nastro interverranno tra gli altri l'assessore regionale per la salute Baldo Gucciardi e il sindaco di Mazara Nicola Cristaldi. L'ufficio carte identità del comune di Mazara del Vallo domani resterà chiuso. Il personale addetto all'ufficio infatti parteciperà a un corso di formazione a Palermo sulla cosiddetta carta d'identità elettronica, servizio che dovrebbe entrare in funzione a Mazara del Vallo a partire da giugno. Fioccano i ricorsi al TAR da parte dei comuni della provincia di Trapani contro il piano paesaggistico predisposto dalla regione. Questa volta è stata l'amministrazione comunale di Paceco a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l'annullamento previa sospensione del piano predisposto dall'assessorato regionale per i beni culturali. La richiesta di riconoscimento di illegittimità è basata sulla contraddittorietà, sull'eccesso di potere e sulla illogicità manifesta nell'applicazione delle norme su cui è stata predisposta l'adozione del piano stesso. Anche gli ortodossi hanno festeggiato la Pasqua a Trapani. L'appuntamento è stato sabato scorso presso la chiesa dell'Immacolatella. La messa è stata celebrata dal Papas Petru Taraboia. Gli ortodossi ha voluto fare personalmente gli auguri il vescovo della diocesi trapanese, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, che si è recato in chiesa prima della veglia pasquale in cattedrale. Un breve scambio di auguri in un clima di fraternità per ribadire la medesima fede nella resurrezione e l'unità sostanziale nel battesimo di tutti i cristiani. Parliamo adesso di pesca. La regione va in aiuto dei pescherecci siciliani che abbiano interrotto la normale attività di pesca per soccorrere migranti in mare o che siano invece stati sequestrati o sottoposti a tentativo di sequestro da parte delle autorità dei paesi stranieri. Sentiamo.
provvedere al rimborso ad armatori marittimi dei pescherecci siciliani delle giornate di pesca interrotte per soccorrere migranti in mare oppure a causa del sequestro o tentato sequestro dell'imbarcazione in acque internazionali da parte di autorità di paesi esteri oppure ancora per i danni subiti a causa della presenza di relitti in mare durante operazioni di soccorso di extracomunitari. E quanto stabilito nel decreto firmato appena qualche giorno addietro dal dirigente generale del Dipartimento regionale per la pesca Dario Cartabellotta e pubblicato sul relativo sito internet con annesso l'avviso destinato ad individuare gli eventuali beneficiari del contributo. L'avviso prevede una serie di requisiti per poter chiedere il risarcimento economico. Ne possono beneficiare sia gli armatori che i marittimi a bordo dei pescherecci. Le domande dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso tramite PEC oppure tramite posta ordinaria. Per gli armatori è previsto un aiuto economico in regime di de minimis per ogni giorno di accertata interruzione dell'attività di pesca, mentre per ogni marittimo è prevista l'erogazione di una indennità giornaliera pari ai giorni di lavoro persi. In caso di stop superiore a 50 giorni all'anno, invece, ai marittimi verrà corrisposto un contributo forfettario pari ad oltre 2.000 euro. Si è svolta il 3 e 4 aprile scorsi presso l'Istituto Galvani Iodi di Reggio Emilia l'edizione 2017 della gara nazionale servizi sociosanitari articolazione ottico promossa dal Ministero dell'Istruzione. A confrontarsi nelle prove teoriche e tecnico-pratiche delle discipline professionalizzanti nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze, oltre 20 studenti del quarto anno scelti tra i più meritevoli di rappresentare il proprio istituto. Tra questi studenti c'era anche Mario Valenti, studente della sezione ottico dell'Istituto Francesco Ferrara di Mazara del Vallo. Parliamo adesso di sport e calcio. In Serie B niente da fare ieri per il Trapani contro la capolista SPAL. I Granata hanno perso 2-1 il match disputato all'ora di pranzo fuori casa. I padroni di casa hanno rimontato il momentaneo vantaggio Granata siglato da Barilà nel primo tempo grazie alla doppietta messa a segno nella ripresa da Antenucci. Il match era valido per la 36esima giornata del torneo cadetto. In classifica i Granata restano a quota a 38 punti al confine tra la zona salvezza e la zona play-out. Il Trapani tornerà in campo sabato pomeriggio allo stadio provinciale contro il Pisa. E sempre per il calcio, domenica riprendono i campionati regionali. In eccellenza è volata sia per quanto riguarda la vetta della classifica che la zona play-out. Il Mazara oggi intanto riprende gli allenamenti. Squadre nuovamente al lavoro in vista della ripresa del campionato d'eccellenza fissata per domenica prossima. Dopo le due settimane di sosta forzata dovuta al torneo delle regioni e alla Pasqua, tra 5 giorni le formazioni del girone A torneranno in campo per la 29esima e penultima giornata di campionato, mentre l'ultima giornata del torneo si giocherà il 26 aprile. 180 minuti di gioco nei quali dovranno essere decretati quasi tutti i verdetti finali della stagione regolare. Uniche squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, almeno in campionato, sono il Marsala 1912 e il Terranova Gela, già da settimane matematicamente retrocesse in promozione, e il Troina, fresco di accesso alla Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti. Per il resto tutto è ancora da stabilire a partire dalla vittoria finale del girone A, che è comunque a un passo per il Pacego di mister Massimiliano Mazzara, che potrebbe festeggiare la prima storica promozione in Serie D già domenica tra le mura amiche contro il Terranova Gela. Quasi tutto definito poi per quanto riguarda la zona playoff, che dovrebbe essere ormai appannaggio di 4 squadre trapanesi, visto e considerato che il Troina non vi prenderà parte. Già certo di un piazzamento utile, Folgore, Rivera, Marmi e Dattilo, mentre l'Alcamo dovrà stare attento a mantenere sotto i 10 punti il distacco dai rossoneri castelvetranesi, a non farsi raggiungere dalla Nizza. Grande bagarre invece per quanto riguarda la zona playout, dove 8 squadre si giocano 4 posti per la salvezza diretta, tra cui
queste ovviamente c'è anche il Mazzara di mister Giacomo Modica, che oggi torna ad allenarsi allo stadio Nino Vaccara dopo due giorni di riposo concessi ai giocatori dal tecnico mazzarese. I canarini attualmente sono fuori dalla zona playout, ma devono necessariamente fare punti contro Parmonval e Rivera Marmi per evitare qualsiasi rischio di restare impelagati negli spareggi per non retrocedere. Domenica al Nino Vaccara contro i palermitani è in programma l'ultima gara casalinga stagionale, mentre tre giorni dopo l'11 gialloblu sarà di scena a Custonaci. Due sfide fondamentali per raggiungere la salvezza diretta, obiettivo dichiarato della società guidata dal presidente Filippo Franzone. Non ci sono altre notizie, il TG Vallo termina qui e torna puntuale domani alle 14. Grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.